Il centro salentino di Borgagne è stato inserito nella rete dei borghi autentici d'Italia, si chiamano così, e a festeggiare l'evento è anche intervenuto il noto regista Edoardo Whisper, intervistato da Antonio Gnoni. La comunità di Borgagne ha celebrato con soddisfazione l'ingresso del piccolo centro salentino nell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, la rete nazionale di territori virtuosi, accomunati dalla grande partecipazione popolare alla crescita del proprio contesto ambientale e culturale. Sicuramente una valenza importantissima perché entra a far parte di una rete di comuni, adesso siamo circa 200 comuni in tutta Italia. Ci sono delle opportunità in più, prima perché si fa rete con altri comuni e poi perché si lavora sull'autenticità di ogni singolo borgo, mettendo al centro dello sviluppo del borgo la persona. Quindi secondo me è un'opportunità in più oggi dove i comuni stanno attraversando un periodo di profonda crisi. Una serata di festa a cui hanno preso parte il presidente nazionale dell'associazione ed il coordinatore di Ingracalati, l'associazione di promozione sociale che ha voluto fortemente questo riconoscimento e che da anni porta avanti iniziative culturali di promozione del territorio, come il Festival Borgo in Festa, giunto alla sua 8ª edizione, ed Orto in Condotta, un progetto realizzato assieme a Slow Food che punta al recupero delle tradizioni contadine ed al trasferimento degli antichi saperi alle giovani generazioni. Ospite della serata il regista Edoardo Whisper, grande estimatore di questi luoghi. Beh, un bel riconoscimento, anche perché Borgagne, a differenza di molti altri paesi, ha mantenuto la sua autenticità, intanto la sua autenticità estetica. È uno dei pochi paesi dove si arriva subito in piazza quasi. Sembra un paese, ha la sua autenticità di paese salentino, ma un piano regolatore umbro-toscano.